La cessione della Vastese sfuma in una domenica che doveva portare invece alla chiusura dell'accordo con l'imprenditore Attilio Di Stefano, passaggio di proprietà svanito nonostante i due incontri organizzati nella sede del comune il 24 giugno e giovedì scorso al cospetto del sindaco Menna e dell'assessore allo sport della Penna. A questo punto la proprietà uscente ha rimesso il titolo sportivo nelle mani del primo cittadino che dovrà verificare se e quali margini ci sono per dare continuità al progetto calcistico aragonese. I tempi sono stretti e la preoccupazione monta, anche se l'iscrizione al campionato di Serie D non dovrebbe essere a rischio. Quello che è incerto invece è come la Vastese affronterà il prossimo campionato. Per una trattativa che non va a buon fine ce n'è un'altra che potrebbe chiudersi positivamente a stretto giro, ovvero quella tra Giulio Trevisan e l'imprenditore torinese Ettore Serra, che sarebbe realmente interessato a subentrare per rilevare il Chieti e rilanciarlo dopo l'addio dichiarato dallo stesso Trevisan e da Mergiotti al termine del campionato appena concluso. Nelle scorse settimane c'era stato fermento e anche incontri alla presenza delle istituzioni per garantire un futuro alla Chieti calcistica e il cerchio pare si stia per chiudere. Non ha invece di questi problemi il Pineto, che da parte sua è attivissimo sul mercato. In difesa ha preso Nicolas Di Filippo proprio dalla Vastese e dall'Avezzano il giovane Walter Braghini. È chiaro che il pezzo forte è stato l'innesto davanti di Diego Allegretti. Non è finita qui, perché nelle ultime ore i biancazzurri hanno chiuso per altri due colpi, ovvero l'attaccante camerunese Njambe e nella zona nevralgica del campo per Fabrizio Losicco. Continuerà invece l'avventura in Serie D il notaresco, nessuna cessione del titolo sportivo, ma anche una società da mettere insieme. Non si registrano ulteriori novità, ma nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, col sindaco Diego Di Bonaventura a cercare di far coagulare attorno al progetto calcistico rossoblù imprenditori locali in grado di assicurare un torneo di buon livello dopo l'addio di Salvatore Di Giovanni. Ceduto Braghini al Pineto, per l'Avezzano tra poco sarà tempo di rinforzare l'organico. Già preso il portiere Christian Gerb, classe 2001, e confermato a centrocampo Marco Donatangelo. I biancoverdi vorrebbero tenersi l'attaccante Dos Santos, ma è chiaro che poi dovranno arrivare anche altri elementi in grado di dare a Torti l'opportunità di disputare un torneo tranquillo. Venerdì intanto si deciderà sui ripescaggi, c'è l'Aquila che spera, il rossoblù con l'innesto proprio di Salvatore Di Giovanni e l'ufficialità di Massimo Epifani come allenatore sperano si apra un varco e si liberi una casella, altrimenti sarà campionato di eccellenza ma con grandi ambizioni.